Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Prima di tutto vi dico, correte in edicola ragazzi, perché per noi appassionati di motori c'è qualcosa di veramente molto bello, molto interessante ad un prezzo super. Questo video non è sponsorizzato da nessuno, ma come al solito sono i miei consigli che vi do legati alla nostra passione. Quindi se volete restare sempre aggiornati sul mondo del sim racing, del motorsport reale, di tutto quello che riguarda il mondo dei motori, questo è il canale da seguire. Mettete un like al video, l'iscrizione al canale, la campanellina che vi notifica ogni volta che io pubblico un nuovo video, e andiamo direttamente all'argomento di oggi, che è veramente interessante. Beh ragazzi, allora, ieri guardavo la televisione con mia moglie, guardavamo un attimino di TV, è spuntata fuori una pubblicità incredibile: le grandi F1 in edicola, prima uscita dal 3 gennaio, in edicola a 14,99 euro, ma in scala 1,24, ragazzi, non le 1,43 quelle piccole, 1,24. Cosa è successo? Ho chiamato la mia edicola di fiducia, ho detto: ti è arrivato? Sì, mi sono arrivate oggi. Bene, me la metti da parte che domattina le passo a prendere? Certamente. Me l'ha messo da parte stamattina prestissimo, all'alba, quasi non ho dormito. Ragazzi, la passione è così forte, è incredibile, no? Beh, a parte gli scherzi, comunque sono uscito a fare delle cose e appunto sono andato in edicola e mi ha messo da parte questa bellissima prima uscita delle grandi F1 in scala 1,24. Vedete anche sul mio monitor, praticamente vi linkerò su YouTube la sponsorizzazione, la clip di queste uscite, che veramente secondo me vale la pena di non dico magari tutte, perché magari poi le successive hanno un costo elevato. Insieme a voi il pacco è ancora chiuso, volevo farlo vedere direttamente così appena preso dall'edicola, caldo dall'edicola, quanto è grande. Vediamo se ci riesco. Allora, guardate la parte posteriore, se si riesce. Allora, vediamo se non fa riflesso. Ecco qua. Aiuto! Ok, e questa è la parte posteriore che mi dice esattamente quali sono le uscite successive, tutto quello che è. Fantastico, bellissimo. Ragazzi, guardate quanto è grande. Perché? Perché è grande così? Perché, ragazzi, oh mamma mia, ecco la prima uscita, le grandi Ferrari, prima uscita, abbiamo, non si vede il riflesso, è incredibile, ma abbiamo questa Ferrari meravigliosa. Io vorrei aprirla insieme a voi, è meraviglioso, è grandissimo, io lo aprirei insieme a voi. Questa è la SF21 del 2021 di Charles Leclerc, eccola qua ragazzi. Questo è tolto dall'involucro pazzesco, enorme, scusate, devo fare un po' spazio. Questa è la macchina assolutamente che viene data con la prima uscita a 14,90 euro. Ragazzi, 14,90 in scala 1,24, questa Ferrari fatta benissimo, io direi che è super, super, super per gli appassionati, no? E io infatti scala 1,43 mi piacciono, ce ne ho abbastanza sulla mia vetrinetta, ma sto cercando nel frattempo di aprirla, sono riuscito finalmente ad aprirla, e quindi le 1,43 sono molto belle, molto, però sono piccole, ovviamente occupano uno spazio, uno ne può avere di più, però avere questi modelli in scala 1,24, ragazzi, guardate, ma di cosa parliamo? Poi, tra l'altro, sono anche incluse con la loro teca, la loro protezione, quindi proprio già pronte per l'esposizione. Io vorrei farvi vedere il dettaglio. Questa F1, la SF21 di Leclerc, io mi sposto perché altrimenti la camera non mette a fuoco, stratosferico. Ragazzi, è veramente uno spettacolo. Fatta 14,90, un modellino fatto così bene con questo livello di dettaglio, io direi che per appassionati e non, ma anche per i non appassionati, da tenere così sulla scrivania, da tenere così, merita tantissimo. Ragazzi, è grande, guardate quanto è grande, forse dal video non vi rendete conto di quanto è grande, ma è veramente, questo è il mio faccione e questa è la macchina. Per darvi l'idea, vi faccio vedere, questo è il mio cellulare e questa è la macchina, questo è il mio cellulare che è un Google Pixel e questa è la macchina. Beh ragazzi, è veramente grande, veramente bella. Poi a questo prezzo, a 14,99 o 90, 99, una cosa del genere, insomma 15 euro, io ve la consiglio assolutamente perché è bellissima. Ragazzi, dovete correre in edicola perché il mio edicolante mi ha detto che stanno andando a ruba, tra l'altro lui non ne aveva più, ne aveva ricevute forse 3 o 4 e ha vendute tutte ieri, la uscita ufficiale era il 3, ma lui le ha avute ieri, le ha messe fuori ieri. Meno male che io l'ho chiamato subito e me la sono fatta mettere da parte. E quindi la mia era da parte, ma non ne aveva più esposte. Quindi, ragazzi, dovete correre in edicola se vi piace questa cosa e accaparrarvi almeno il primo numero. Poi i successivi, come volete, perché i successivi costeranno 29,90, già un prezzo più impegnativo, il doppio. Quindi già è il suo prezzo, ecco, di un modellino da 1,24 fatto bene, diciamo che il suo, anche se è bassino, perché ci sono modellini da 1,24 che costano 100 euro, ragazzi, però parliamo di un'uscita dell'edicola, parliamo di un'uscita comunque ben fatta, assolutamente, ma
con un prezzo ragionevole, anche quello di 29,90, quindi 30 euro, è un prezzo ragionevole. Le prossime uscite potete scaricarvi il piano dal sito del distributore che vi fa vedere Centauria, che vi fa vedere esattamente tutte le prossime uscite, quindi abbiamo la F1 2000 di Schumacher la prossima, poi la F1 75 di Leclerc del 2022, poi addirittura inizieremo ad avere auto del 2018, la SF71H di Raikkonen, poi la F1 89 di Mansell dell'89, ma addirittura l'uscita numero 5 è la 312 T4 di Gilles Villeneuve del 79, questa la devo anche a 30 euro. Ragazzi, la 312 T4 di Gilles Villeneuve, che spettacolo! E poi ce ne sono tante altre, addirittura la 312 T 1975 di Niki Lauda, l'uscita numero 9. Poi abbiamo, va bene, la 312 T2 del 76. Insomma, ragazzi, tutte le Ferrari della storia, del passato, la 126 CK di Villeneuve dell'81, e ne abbiamo tante, ne abbiamo tante in uscita, però ecco, le successive avranno il prezzo di 29,99. Io assolutamente vi consiglio la prima a questo prezzo top, anche per i non appassionati, da avere così su uno scaffale, perché è veramente bella, se la trovate in edicola. Quindi ragazzi, correte. Questo è un consiglio che vi do assolutamente, perché è molto bella e fa parte della nostra passione tenere questi modellini belli grandi e a riuscire a prenderli ad un prezzo super, sicuramente è una cosa che fa piacere a tutti. Ragazzi, io vi ringrazio. Se questo video vi piace, se questo canale vi piace, vi chiedo soltanto l'iscrizione al canale, il like al video, la campanellina che vi notifica la presenza di nuovi video. Io vi rimando al prossimo video, vi auguro una buona giornata o una buona serata e a presto. Ciao 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 ragazzi!